Poi sottoponiamo al nostro azionista quelle che sono le nostre riflessioni, dopodiché, come io ho detto più volte in passato, l'azionista deve valutare quelle che sono le nostre riflessioni ed eventualmente decidere che strada percorrere. Ma l'azionista ad oggi non vi ha dato nessuna indicazione? L'azionista ha delle scadenze che, come sapete, sono quelle di fine 2019 per presentare alla Commissione europea il piano di uscita dall'investimento nel Monte dei Paschi, e quindi credo che quelli saranno i tempi che l'azionista aspetterà. C'è questo progetto paese per i general contractor italiani, immagino che rientrate tra le banche creditrici della Stalde, quindi questa operazione generale con Impregilo, dal suo punto di vista, per quello che le compete, è un'operazione che può andare avanti? Noi valutiamo questa come altre operazioni in funzione di quella che è la tutela del patrimonio della banca e la capacità della banca poi di gestire ed eventualmente recuperare quelle che sono le proprie posizioni di credito. Quindi in questo caso applicheremo esattamente le stesse metriche. Ma direi che l'aumento dello spread è un qualcosa che ha degli impatti su qualunque azienda bancaria del nostro paese che ha titoli di Stato in portafoglio, quindi è difficile dare una valutazione puntuale. Noi diamo una valutazione puntuale ogni volta che pubblichiamo quelli che sono i risultati dei nostri trimestri e semestri, quindi direi che per ora è una situazione, per quanto riguarda il Monte, assolutamente gestibile. Poi prevedere cosa succede è difficile. Non ho visto, scusi l'ignoranza, l'andamento del titolo, ma come ha reagito rispetto a quando è stato l'aumento negli ultimi giorni? Dello spread? Ma l'aumento dello spread incide su quello che è l'andamento del titolo della banca in modo abbastanza lineare, quindi è più un tema, a mio parere, di interpretazione di quello che è il quadro macro del paese piuttosto che l'andamento dello spread della singola giornata.